Sulle sponde del lago di Castel San Vincenzo, per una o più giornate all'insegna di relax, svago e un pizzico d'avventura, meglio che al mare, è il giudizio dei tanti campeggiatori che da metà luglio stanno scegliendo questa suggestiva area immersa nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In special modo nei weekend, quell'area attrezzata si riempie di camper, caravan, tende e soprattutto di centinaia di visitatori, tra i 400 e i 500 al giorno, quelli registrati tra sabato e domenica scorsi. Addirittura di più le prenotazioni inevase a causa della necessità di rispettare le prescrizioni di sicurezza e al contempo, ci hanno detto gli organizzatori, la piena fruibilità dei servizi. In aumento i campeggiatori da fuori regione, un aspetto questo importante che denota insieme ad altri un interesse turistico crescente per il Molise. Purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tutte le persone che volevano venire nell'Oasi delle Mainarde. La fortuna da una parte è che il Molise è completamente in questo momento rivalutato, sembra che vada di moda in questo periodo. E poi chiaramente con la normativa, gli obiettivi che abbiamo comunque di controllare gli accessi, la numerica e chiaramente censire le persone, noi stiamo accettando prenotazioni da almeno qualche giorno prima, ti prendiamo delle prenotazioni fino a un certo numero limitato. Pertanto oggi sì, molte persone purtroppo non sono volute entrare. Stiamo continuando a ricevere molte telefonate che ci dicono dove state, cosa fate, quindi arrivano notizie come se fosse evidente la prima volta che questo posto fosse conosciuto. Addirittura ci ha chiamato anche una TV web di Firenze che ha visto qualche servizio e volevano venire anche loro a farci insomma una visita. A contribuire all'attrattività dell'area, oltre alle bellezze paesaggistiche, la variegata proposta di attività. Tra le più gettonate, la classica escursione in canoa. Devo dire quest'anno più del previsto, col Covid ci aspettavamo un po' meno richiesta, invece devo dire che almeno in questo periodo stiamo lavorando tanto. Il posto sicuramente, secondo me, poco poco sta crescendo tutti gli anni, se continua così fra un po' sarà un punto di riferimento, ma già quest'anno, come lo potete vedere, il posto è molto frequentato. Bellissimo, e poi il meteo è perfetto perché è abbastanza fresco, meglio del mare. Vengo dalla provincia di Benevento, da Melizzano, mi sono divertita tantissimo, il clima è fresco, si sta benissimo, il lago è stupendo, l'acqua è spettacolare. E poi ci sono tanti servizi, adesso andremo sulla canoa, è molto bello, davvero bellissimo. Vengo da Agnone, sono qui con i miei amici e ci siamo accampati qua, però devo dire che è un'esperienza unica, la consiglio a tutti perché non solo vieni qui a rilassarti ma anche ad ammirare dei panorami fantastici, e dobbiamo valorizzare questi posti perché dobbiamo attrarre gente e abbiamo la possibilità di farlo e quindi lo dobbiamo fare. Monza, i miei genitori sono di San Vincenzo e io vengo spesso qua, ho portato mio figlio, mia nuora, i due bambini dall'Olanda, abitano là, e gli ho fatto vedere il posto. Sì, mi piace, oggi ho giocato a ping pong e ho giocato tanto a calcio qua e mi sono fatto una nuotata, però è fredda l'acqua. Ha 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 ha!